Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video e sono in super giga mega hype. È infatti iniziata finalmente la campagna di buff per la Frieza Saga Z. E sì, quello che abbiamo avuto oggi è solo un aperitivo perché ci sarà un bel po' di carne al fuoco durante la prossima settimana. Vediamo passo dopo passo quello che abbiamo ricevuto. Poi lo vediamo meglio chiaramente in game. Partiamo dall'equipaggiamento platino per Final Form Frieza. Breve storia triste, ci ho buttato qualcosa come 250 equip e non c'ho il terzo slot rosso e non ho più modo di farmare gommini, quindi per il momento me lo terrò così. Dopodiché, così a sorpresa, abbiamo ricevuto anche lo Zenkai Awakening di Goku Kaioken, che praticamente è uscito manco 2 anni fa, abbastanza parecchio recente, raga, come personaggio per ricevere lo Zenkai, ma come vi dicevo ieri non ha mai impressionato più di tanto, di conseguenza ben venga. E plot twist, gli hanno fatto un bel cambiamento perché ora questo personaggio si popperà un ultimate in determinate condizioni, quindi 2 ultimate per lui. Non male, raga, come aggiunta per uno Zenkai. Dopo comunque vedremo meglio. Andando avanti, ok, partenza ufficiale della campagna di buff. E al tempo stesso, raga, questo screen qua magari non vuol dire per forza Legends Limited e Ultra, ma semplicemente Zenkai e Platino. Potremmo anche vederla così. Chiaramente arriveranno il Legends Limited dell'Ultra, ma da quello che ho visto oggi non so quanto lui possa essere il prossimo Legends Limited. In ogni caso, andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, avvisi di manutenzione, Happy Summer Bags. No. Dopodiché, in contemporanea con questa campagna di buff relativa alla Namek Saga, ci sarà anche quella degli 80 milioni, quindi tanta roba, doppie ricompense praticamente. Hanno accorpato il tutto, ma questo vuol dire che sarà una celebrazione sicuramente importante. E ora posso dirlo al 100%, o quasi, ci sarà un ultra fine celebrazione. Dopodiché, super login bonus, varie missioni, super boost campaign dove otterremo più esperienze, più zeni, nuove avventure. Sono state aggiunte le Awakening Z Power di Cell Giallo nello shop delle Ultra Space Time Rush. Nuovamente l'annuncio per lo stage dell'equipaggiamento di Frieza, Full Power Battle per stellare se ancora non l'avete fatto 18 e prendervi qualche risorsa di gommini che ho già utilizzato purtroppo. Dopodiché Gauntlet di Goku Kaioken, sempre Goku Kaioken, Happy Summer Bag solo a pagamento, raga, quindi, e non ne vale manco assolutamente la pena, quindi non fatelo per nessun motivo. Ma arriviamo alle cose importanti, perché quelle fino adesso che sono effettivamente i contenuti di oggi lo sono sì e no. Reveal Sense Staff annunciato per lunedì, raga. Lunedì 14, ebbene sì, lunedì 14, di conseguenza sarà un ferragosto di fuoco con nuovi contenuti praticamente. A quanto pare anticiperanno il tutto al 15, che è un martedì anziché il classico mercoledì. Ci daranno info sull'episode campaign Frieza Saga Z e alcune hotly anticipated new sparking characters. Quindi parlano al plurale, non parlano a conti fatti di Legends Limited, sì, chiaramente non di Ultra, ma Sparking potenzialmente può essere anche Legends Limited. Ma chi sono questi hotly anticipated new Sparking? Ne abbiamo qualcuno, raga, ne abbiamo qualcuno sicuro, perché abbiamo anche questo trailer qua, che ora ci vedremo insieme. Anzi, switch sull'account giapponese, perché su quello occidentale non c'è il video, o meglio c'è il link a YouTube, ma preferisco guardarmelo qua piccolino, senza audio, perché è mega copyrightato questo qua. Quindi vediamocelo, raga, e cerchiamo di prendere qualche spunto. Sì, lo schermo intero, per così dire, perfetto, si vede tutto. Ho detto no all'audio. Allora, riprendiamo.
Abbiamo primo splash screen Vegeta Ultra, Gohan e Krillin Extreme, nulla di nuovo raga. Dopodiché Zarmor e Dogoria sono assolutamente gli artwork classici, non vedo cambiamenti dello Zenkai, quindi per il momento personaggi già conosciuti. La squadra Ghignol completo, anche lei è totalmente quella che già conosciamo. Abbiamo Freeze Extreme, Best Extreme della vita mai rilasciato, Goku Ultra, nulla di nuovo raga, nel senso che qualcuno ha detto ah c'hai Bagliori Oro, magari è lo Zenkai, a me sembra semplicemente il suo classico background, spero che gli facciano uno Zenkai, quello assolutamente sì, però per il momento non mi sembra niente di confermato, magari però per fine celebrazione potrebbe arrivare, sarebbe tanta roba. Andando avanti abbiamo breve animazione di tutti i vari personaggi e non vediamo assolutamente nulla di nuovo, sono tutte carte verdi, special move, tutta roba conosciuta raga. Switch, passiamo a Vegeta Ultra, dopodiché abbiamo Zarbon e Dodoria, anche loro tutta roba che già conosciamo, però mi piace un sacco sto collage di personaggi relativi alla saga. Guldo e Reku, ma attenzione che qua l'accoppiata non è casuale. Dopodiché andando avanti abbiamo Jace e Barter, pure qua l'accoppiata non è affatto casuale, ma sono tutte animazioni già conosciute per il momento. Ginyu, questo può essere qualsiasi Ginyu, perché quello verde e quello purple hanno la stessa animazione di special move, quindi può essere qualsiasi Ginyu, sicuramente non un Ginyu nuovo. Dopodiché abbiamo nuovamente Gohan e Krillin, che già conosciamo, già abbiamo in game. Questo è il nuovo Goku, cioè è il nuovo Zenkai, ma è il vecchio Goku Kaioken, 20 per... Best Freeze Extreme, ma preso unicamente per la prima forma, seconda forma maltrattata, terza forma maltrattata, Final Form. Ci concentriamo un attimino, ci si concentra un po' raga su questo, ci si concentra un po' su questo, se ricevesse lo Zenkai sarebbe clamoroso, se ricevesse lo Zenkai sarebbe clamoroso. Ma per il momento andiamo avanti. Qua raga abbiamo animazioni completamente nuove e un personaggio completamente nuovo. Abbiamo infatti Rekum con Guldo Tagswitch Assist. Io spero fortemente Tagswitch raga, Assist mi farebbe un po' storcere il naso, ma qua riguardiamo tutto lentamente, questo Gohan Kid versione Namek non esiste attualmente in game, ce l'abbiamo con questo taglio di capelli veramente Beatles, solo con la Saiyan Armor, la versione Extreme, quindi interessante raga. Qui come potete vedere Rekum e Guldo sono sullo screen esattamente nello stesso frame, quindi nuove animazioni assolutamente, non è neanche un collage di roba, è proprio qualcosa di completamente nuovo e io sono in giga super hype. Poi vedendo, beh raga mi fa impazzire poi qua che si fa esplodere, cioè non è che si fa esplodere, però esplode Rekum e Guldo vola via raga, bellissimo. Dopodiché passiamo oltre e abbiamo un nuovo personaggio Tagswitch, Jace Barter. Raga, questa roba è spettacolare. Qua abbiamo Ginyu nuovamente. E quello è piccolo? Quello è piccolo, raga. Questo è piccolo. In ogni caso abbiamo Ginyu che fa il body change, ma anche qua l'animazione è sempre quella che già conosciamo. Io sono comunque super giga ipato per questi due personaggi qua che ci hanno mostrato, Jace Barter, quasi sicuramente Tagswitch loro, e Rekum Guldo, potrebbe essere Rekum Assist Guldo, non ho la certezza che loro siano Tagswitch, ma spero tantissimo siano Tagswitch pure loro.
Poi ripeto, abbiamo questo nuovo Gohan, non so se magari lo faranno free to play, event exclusive, extreme, potrebbe essere ancora un altro sparking, però ci riempirebbero veramente di sparking lisci, visto che non credo che né uno né l'altro di questi qua saranno Legends Limited. Ma se mi fanno uscire tutta questa roba qua di squadra Ginyu potenziata, raga, per me il Legends Limited potrebbe essere lui. Potrebbe essere proprio il buon Capitan Ginyu. E io impazzirei, raga. Cioè, mi farebbe veramente impazzire se fosse Capitan Ginyu Legends Limited. Perché se lo merita come villain, molto sottovalutato, ma al tempo stesso amatissimo da tutti quanti. Forse proprio per quello viene sottovalutato come villain, perché è fin troppo amato e simpatico lui come avversario. Però in realtà era un gran bastardo, raga. Avrebbe costretto Goku a vivere nel corpo di una rana per sempre. Comunque sia, potrebbe arrivare Ginyu Legends Limited. Finiamoci intanto questo mini trailer, nuovamente personaggi che già abbiamo. Voglio il tuo Zenkai, voglio il tuo Zenkai, Frieza. Ok, questa invece è la Ultimate del Goku Super Saiyan Zenkai, prima versione mai uscita. Per lui ci starebbe benissimo un platino, ma di quelli miracolosi, viste le unique ability che si ritrova, poverino. E qua finiamo con lo splash screen della home page e dovrebbero si rimandarci al video and stuff che già vi ho anticipato. Raga, andiamo in game e vediamoci un po' anche l'equipaggiamento e alla svelta lo Zenkai di Goku. Eccoci qua, news in game. Partiamo dall'equipaggiamento di Frieza, che è la cosa che più mi interessa di questo aggiornamento attualmente. Slot numero 1, base HP fino al 25% e sono parecchi, e tutte quante le varie statistiche base, strike attack, blast attack, strike defense e blast defense fino al 50%. Slot numero 2, danno inflitto fino al 50%, semplicemente così esistendo, fino al 15% per il proprio strike attack e blast defense, entrambi puri, se c'è un altro personaggio oltre a questo che sia o Frieza Saga Z o Frieza Force o Powerful Opponent, quindi assolutamente non restrittivo. Lo puoi giocare con uno a caso della Frieza Saga, con un Powerful Opponent o con Goku e Frieza ad esempio, che non sono né Frieza Saga né Powerful Opponent. Slot numero 3 che mi sta facendo dannare. Primi due brutti. Con lo slot rosso invece avremo un più 35% di blast damage inflitto contro i Saiyan, che non è bellissimo per lui, ma nel senso, possono capitargli le blast, quindi ben venga a fare un pochino di danno in più. Più 30% di stray damage inflitto dopo che sono passati 10 timer count. Ah raga, questa roba non è cancellabile, non sono buff effect, sono condizioni dell'equipaggiamento, quindi non cancellabili, vi devono levare l'equipaggiamento per toglierveli. Dopodiché aumentiamo il card draw speed di 2 livelli dopo che sono passati 30 timer count dall'inizio del match, e per concludere recuperiamo i nostri HP del 50% quando utilizziamo la main ability. Capitemi che è parecchio forte questo terzo slot se rerollato nel modo corretto. Quindi vi arriverà sicuramente il mio showcase al momento anche con il terzo slot giallo, perché voglio provarlo anche così. Tra l'altro è pure in tier non featured, ma se non sbaglio, quindi si becca qualche buff extra in base ai personaggi con lo stesso episode. Capiamo dopo come gestircelo. Poi torniamo indietro, passiamo allo Zenkai di Goku Kaioken e vediamo che gli hanno combinato. Come Ultimate abbiamo Massive Impact Damage, più 40% per il danno da Ultimate, bucheremo del 50% il damage cut avversario per 3 count, Anti-Endurance per 3 timer count, e ridurremo il ki avversario di 60 quando andremo a colpire, e abbiamo il Blast Armor. Special Move sono Major Impact Damage, recuperiamo 30 di ki già all'attivazione,
infliggiamo un attribute downgrade di un più 20% di danno ricevuto per 15 count quando colpiamo. Main ability, ci peschiamo l'ultimate, recuperiamo gli HP del 30% e il ki di 40, recuperiamo totalmente il vanish gauge e accorciamo il nostro tempo di sostituzione di 3 count per i prossimi 20 timer count. Carta verde, applichiamo i seguenti effetti all'attivazione, vi ricordo è fisica questa, l'avete vista anche nel trailerino prima. Recuperiamo 20 di ki, più 20% di danno inflitto per 20 count, più 50% al ki recovery sempre per 20 count, annulleremo i cover speciali per 10 timer count e ci potremo combare strike, blast, special move, carte verdi se in caso ne abbiamo altre e anche la ultimate. Z ability è sempre quella, Zenkai ability baffiamo i personaggi verdi della Frieza Saga. Curiosa come scelta, Unique numero 1, più 50% di danno inflitto contro i personaggi purple non cancellabile e damage reduction extra del 25% contro i purple non cancellabile. I seguenti effetti si attivano ogni volta che questo personaggio usa una strike o una blast. Recuperiamo 5 di ki, più 15% di danno inflitto fino a un 45% totale e più 5% di danno inflitto dagli alleati fino a un 20% totale. I seguenti effetti si attivano mandando a segno una strike. Infliggiamo all'avversario un più 10% di danno ricevuto per 15 count, meno 30% al recupero HP per 15 count, ci peschiamo un'altra strike e per una volta le attivazioni si resettano con lo switch. Unique numero 2, i seguenti effetti si attivano inizio battaglia, più 70% al danno inflitto non cancellabile, damage reduction del 30% non cancellabile, applichiamo i seguenti effetti quando entriamo in battaglia, recuperiamo il 10% degli HP per 3 volte, recuperiamo il ki di 30, più 25% al danno inflitto non staccabile, non cancellabile, damage reduction del 20% non staccabile, non cancellabile e recupereremo il vanish gauge del 70%, quando faremo un vanish questo si attiverà per 2 volte. Vediamo le news, Unique numero 3, i seguenti effetti si attivano quando il personaggio esegue un vanish, più 40% al key recovery per 10 count, aumentiamo il card draw speed di 2 livelli per 10 count non staccabile e ci mancherebbe altro, meno 5 di costo per le strike e le blast per 10 count non staccabile, accorciamo il tempo di sostituzione degli alleati di 2 che si attiverà per 4 volte, molto bene. Unique numero 4, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando il personaggio entra in battaglia se c'è un alleato sconfitto e si attiverà per una volta. Distruggiamo a caso una nostra carta e ci peschiamo una ultimate, quindi come vi dicevo doppia ultimate ora per il personaggio, recuperiamo gli HP del 40% e il ki di 40, saremo immuni dalla distruzione delle carte per 15 timer count e annulleremo attribute downgrade abnormal condition per 15 timer count. Raga, vi dico, sulla carta non promette affatto male come personaggio, era abbastanza recente quindi il kit già di per sé non faceva totalmente schifo nonostante non fosse stato d'impatto, l'hanno buffato qua e là, gli hanno aggiunto un po' di cose interessanti quindi sarò curioso di provarlo. In ogni caso, per le news effettive, ecco, orario 16 di pomeriggio di lunedì 14 praticamente per il reveal Sand Staff numero 30. Vi aspetto, raga, fatemi sapere qua sotto, secondo voi cosa sta per uscire, cosa accompagnerà questa nuova squadra Ginyu. Manca solo il capitano, raga, quindi per me sarà lui Legends Limited. Ditemi la vostra, se siete in hype, non siete in hype, io lo sono, un botto. Un bacione a tutti, a presto!